L'argomento di oggi è la programmazione regionale. In particolare daremo uno sguardo ai due programmi regionali della Sicilia, il programma cofinanziato dal FESR e il programma cofinanziato dall'FS Plus per il periodo di programmazione 2021-2027. Va fatta una premessa molto importante, come abbiamo più volte commentato nei giorni scorsi. Questa è una fase in cui i programmi sono in fase di approvazione, ormai siamo veramente alle ultime battute del negoziato tra la Commissione europea e lo governo italiano e le varie amministrazioni titolari dei programmi. Noi abbiamo in questo momento che, per quanto riguarda noi specificamente, il programma dell'FSE Plus è stato approvato già da tempo. Il programma del FESR è alle ultime battute, non c'è ancora la decisione di esecuzione pubblicata e quindi noi facciamo riferimento alla versione del programma che è andata alla Commissione europea e che è stata approvata in particolare dalla Giunta regionale con una DGR nell'aprile 2022. Però, insomma, io mi sento di poter dire tranquillamente che gli argomenti di cui parliamo oggi poi voi li ritroverete nel programma effettivamente approvato, diciamo, dalla Commissione europea. Ci potranno essere delle modifiche, però, insomma, l'importante è che noi attraverso questa panoramica capiamo quali sono i principali contenuti dei due programmi e anche del programma cofinanziato dal FESR. Quindi, abbiamo una scaletta abbastanza ambiziosa. Una prima parte introduttiva io vorrei dedicarla a come sono fatti i programmi, perché la lettura dei programmi, proprio dei documenti, intendo dire, è abbastanza problematica. È un po', come posso dire, aggrovigliata, ecco, per usare un eufemismo. E quindi vorrei provare a dare una chiave di lettura per potersi avvicinare proprio al documento del programma, dove ci sono tutte le informazioni che ci riguardano, insomma, come potenziali beneficiari di queste politiche o come attuatori di queste politiche. Ecco, vorrei darvi appunto una chiave un po' per approcciarvi, diciamo, al testo. Poi entriamo nel merito del programma regionale del FESR della Sicilia 2021-2027. In particolare faremo una carrellata sui suoi principali contenuti. Avendo parlato di FESR, parliamo anche di sviluppo territoriale integrato del 2021-2027, ne chiariamo un po' i termini generali, vediamo quali sono gli interventi per le aree urbane previsti dal programma del FESR e vediamo quali sono invece gli interventi per le aree non urbane. La parte quarta la dedichiamo ad una rapida rassegna del programma regionale dell'FS Plus 2021-2027. Tra l'altro, lo sviluppo territoriale integrato è un dominio prevalente del FESR, però in questa programmazione, con più enfasi che nella passata, abbiamo che il Fondo Sociale Europeo interviene nelle strategie territoriali e quindi questo è un aspetto di cui tenere conto. In particolare vedremo che il programma dell'FS Plus dedica una priorità all'intervento nelle strategie territoriali, naturalmente con le missioni proprie del Fondo Sociale, che sono le missioni di politica attiva del lavoro, di aumento dei tassi di occupazione, di formazione, di istruzione, di contrasto alla esclusione sociale. Cerco di ricavarmi anche, diciamo, proprio come diceva Claudia, nell'ultima parte, insomma, di questa nostra discussione, uno spazio per fare una rapidissima panoramica sulle cose di cui abbiamo parlato in questi webinar. Partiamo allora da questo approccio, diciamo così, ai documenti di programmazione 2021-2027. E quindi vediamo quali sono i capitoli dei programmi. Allora, noi abbiamo, come vedete, otto grandi capitoli e degli allegati. Primo capitolo, strategia del programma, principali sfide e risposte strategiche. In questa parte noi troviamo una rapida analisi del contesto, molto rapida, con l'indicazione di alcuni indicatori chiave. E troviamo le risposte strategiche. Qui noi vediamo che si parla spesso,
con riferimento alle risposte strategiche, ha una giustificazione, cioè nel programma si giustifica, si spiega perché determinati obiettivi strategici e determinati obiettivi specifici sono importanti per la nostra regione nel caso specifico. Questa parte va de plano e io quindi non la commenterò ulteriormente, naturalmente lasciando a voi, insomma, la lettura poi dei due programmi, che è fondamentale per prepararsi, diciamo, alla fase di attuazione. Il secondo capitolo è relativo alle priorità, è la parte più corposa del programma, in cui in sostanza noi veniamo informati sui contenuti e sull'articolazione degli interventi previsti del programma con riferimento alle diverse priorità. Nel 21-27 noi parliamo di priorità e non più di assi, però la logica è la stessa, con riferimento agli obiettivi specifici prescelti, con riferimento alle azioni che implementeremo. Il terzo capitolo è il piano di finanziamento, che ricordate che ne abbiamo parlato, ha due dimensioni, una dimensione temporale per anno, che è molto importante da tenere presente anche rispetto alla problematica del disimpegno, al famoso N più 3 di cui abbiamo parlato, che poi nel 2027 diventa un N più 2 perché tutto deve essere completato entro il 31 dicembre del 2029, quindi la dimensione del tempo, e l'altra è la dimensione delle priorità. Cioè noi vediamo che a ciascuna priorità viene assegnata una dotazione finanziaria composta da risorse comunitarie e da cofinanziamento nazionale. Nel quarto capitolo parliamo di condizioni abilitanti, anche di questo abbiamo parlato, anche se brevemente, insomma, nelle scorse riunioni. Il programma, per poter essere realizzato, deve stabilire, deve rispettare determinate condizioni. Adesso daremo ancora uno sguardo a quali sono queste condizioni e bisogna preoccuparsi sia di garantirle all'inizio del programma, sia di mantenerne il rispetto durante l'attuazione. E questo è un compito sia del governo, quindi sia delle amministrazioni nazionali, sia delle amministrazioni regionali, ovviamente a livello che compete loro, ad esempio in materia di rifiuti, ad esempio in materia di risorse idriche e così via. Il quinto capitolo ci dice quali sono le autorità del programma, adesso su questo faremo un breve approfondimento. Il sesto ci parla del partenariato, tutti questi programmi sono incardinati sul principio del partenariato. Anzi, noi sappiamo, insomma, ne abbiamo accennato, un codice europeo di condotta del partenariato che prevede un coinvolgimento continuativo dei partner nella programmazione e nella sorveglianza. Il settimo capitolo è su comunicazione e visibilità. Abbiamo anche a questo accennato, i programmi hanno un'attività strutturata che riguarda la trasparenza, per esempio rispetto alle somme che vengono erogate e rispetto alla visibilità del contributo comunitario. L'ottavo capitolo riguarda l'utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi, cioè alle cosiddette opzioni semplificate di costo, e a questa opzione del finanziamento non collegata ai costi che è stata prevista dai regolamenti, ma insomma devo dire che mi sembra che tutto sommato sia stata abbastanza non considerata, diciamo, a livello delle programmazioni regionali. Non era naturalmente obbligatorio, poneva e pone parecchi problemi, ma insomma, quindi la sua introduzione all'interno dei programmi è stata limitata o del tutto assente. Nelle appendici abbiamo diciamo dei dettagli che riguardano l'applicazione appunto delle opzioni semplificate di costo, dei finanziamenti non collegati ai costi e poi un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica che sono delle operazioni di particolare rilievo individuate dall'amministrazione inserite nel programma che avranno un percorso di sorveglianza particolare proprio per effetto diciamo della importanza strategica che l'amministrazione assegna loro. Entriamo subito, direi, a
parlare del capitolo sulle priorità. Ecco, qui voi vedete richiamati dei concetti che abbiamo più volte discusso, insomma, nei nostri webinar e che qui trovano un po' la loro composizione dal punto di vista proprio della rappresentazione del programma. Devo dire che l'indice, che non è un indice che seguono, diciamo, come dire, discrezionale delle amministrazioni che hanno preparato il programma, ma è un indice proprio che è venuto dalla Commissione europea, insomma, in particolare dai regolamenti, è un indice un pochino ingarbugliato. Comunque noi abbiamo questo capitolo 2 delle priorità, che è suddiviso in due parti, le priorità diverse dall'assistenza tecnica e le priorità che riguardano l'assistenza tecnica. Soffermiamoci su quelle diverse dall'assistenza tecnica. Allora, qui abbiamo il titolo della proprietà, della priorità, scusate, e poi abbiamo gli obiettivi specifici. Gli obiettivi specifici sono quelli che stanno nei regolamenti del FESR e dell'FSE Plus. Per ciascuna priorità, io, come amministrazione posso scegliere, tutti gli obiettivi che ritengo rilevanti e quindi per ogni priorità posso avere diversi obiettivi specifici. Per ogni obiettivo specifico, quindi io parto dal primo obiettivo che ho associato alla priorità. Per ogni obiettivo specifico, vedete, io devo indicare tre cose e qui arriviamo un po' ai paragrafi con 5 digit, come si dice. Questo rende complicata la lettura anche perché poi si ripete per ogni obiettivo specifico. Per ogni obiettivo specifico, io che cosa ho dentro il programma? Ho il primo paragrafo dell'obiettivo specifico che riguarda gli interventi dei fondi e che trovo dentro questo sottoparagrafo, la descrizione delle azioni. I principali gruppi di destinatari, ovvero chi sono i soggetti che si avvantaggiano sostanzialmente dell'intervento, le azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione, della non discriminazione e quindi come quell'obiettivo specifico viene attuato in modo da rispettare questi cosiddetti principi trasversali, l'indicazione eventualmente dei territori specifici, qui sappiamo, ci viene detto, se quell'obiettivo specifico si applica in generale per tutto il territorio regionale, oppure se riguarda o riguarda in parte territori specifici, e in particolare le aree urbane e le aree non urbane. Questo ci viene detto dentro, diciamo, questo paragrafetto di descrizione dell'obiettivo specifico. C'è un'informazione sulle eventuali azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali. Anche all'interno dei programmi regionali è possibile progettare delle azioni di cooperazione sia fra regioni italiane sia con altre regioni. E l'ultimo punto di questo paragrafo riguarda l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono un argomento abbastanza complesso, noi qui ci limitiamo a dire che gli strumenti si attuano quando siamo di fronte ad un sostegno basato su prestito, su prestiti, oppure su garanzie, oppure su, i cosiddetti investimenti in equity, cioè il sostegno al capitale produttivo delle imprese. In questo caso c'è una modalità specifica di attuazione che appunto viene denominata degli strumenti finanziari. E questo è il primo sottoparagrafo che descrive l'obiettivo specifico. Il secondo sottoparagrafo per ciascun obiettivo specifico è quello degli indicatori. E qui abbiamo detto, abbiamo parlato, abbiamo spiegato cosa sono questi indicatori. Sono indicatori di output, quelli che riguardano le realizzazioni concrete, e sono indicatori di risultato, quelli che riguardano gli effetti diretti sui destinatari, prodotto, effetto prodotto dall'intervento. Abbiamo anche visto nelle passate riunioni come questi indicatori possono essere o indicatori comuni, ovvero degli indicatori scelti da liste date in appendice dai regolamenti del FES e dell'FSE Plus, o possono essere degli indicatori specifici in caso in cui, per esempio, il programmatore regionale ritenga che è opportuno ricorrere ad un ulteriore indicatore che non sta nella lista degli obiettivi specifici per descrivere meglio
la misura, cioè per dire meglio, per far capire meglio che cosa intende fare e che cosa intende ottenere. Il terzo subparagrafo di descrizione dell'obiettivo specifico è quello della ripartizione indicativa delle risorse, e questo è stato per i programmatori un compito abbastanza arduo, nel senso che cosa chiede qui il cosiddetto template del programma? Di ripartire la dotazione finanziaria assegnata a quell'obiettivo specifico per sotto diverse dimensioni. La prima dimensione è il campo di intervento, e i campi di intervento sono quelli indicati dai regolamenti, e che adesso vedremo, insomma, un piccolo esempio, ma che possono riguardare, ad esempio, interventi su sistemi ferroviari, interventi sulla multimodalità, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso su questo facciamo un piccolo esempio. La ripartizione deve riguardare la forma di finanziamento, se sono sovvenzioni, se sono prestiti e quindi strumenti finanziari, se sono altre forme di finanziamento. Il meccanismo di erogazione territoriale, l'approccio territoriale, ovvero se una parte o interamente della dotazione o tutte le dotazioni finanziarie per quell'obiettivo specifico sono destinate allo sviluppo territoriale delle aree urbane e delle aree non urbane. La ripartizione per quanto riguarda in particolare l'FS Plus deve riguardare le cosiddette tematiche secondarie, ovvero interventi che riguardano ad esempio le pari opportunità, la non discriminazione, le competenze in materia digitale, ambientale e così via. Infine, la parità di genere, cioè bisogna dire quanto della dotazione finanziaria dell'obiettivo specifico è appositamente dedicato a perseguire il tema della parità di genere. Naturalmente, se non c'è un impatto diretto, insomma, si segnalerà che il punto non è applicabile. Ecco, quindi, come vedete, è una struttura complessa in cui bisogna un po' imparare sostanzialmente a muoversi. Facciamo qualche esempio. Sugli indicatori abbiamo parlato, insomma, quindi posso fare, insomma, un passaggio abbastanza breve. Qui, ad esempio, vedete il punto 2112, che è, vedete, il secondo punto sugli interventi dei fondi. Siccome si tratta di una materia abbastanza descrittiva, non vi faccio un esempio, però sono autoesplicativi questi punti della parte del subparagrafo 1 sostanzialmente. Sul subparagrafo 2, invece, che è un pochino più, come posso dire, macchinoso, insomma, ecco, vedete nel programma, e questi in particolare sono esempi tratti dal programma del FESR della Sicilia. Io ho l'individuazione degli indicatori di output, cioè quelli che si riferiscono alle realizzazioni concrete della misura, questi sono tutti indicatori comuni. Ho per ciascun indicatore, per esempio imprese beneficiarie di un sostegno, ho naturalmente l'unità di misura, che nel caso specifico sono le imprese finanziate. Qui mi sto riferendo a puro titolo di esempio, all'obiettivo specifico rafforzare la crescita sostenibile e la collettività delle PMI e la creazione di posti di lavoro delle PMI anche grazie agli investimenti produttivi. Quindi è una misura, un obiettivo specifico, scusate, dedicato alla competitività delle piccole e medie imprese. Allora qui io che cosa voglio fare? Voglio finanziare, voglio rendere beneficiario un sostegno le imprese ex ante, e quindi nel programma io stabilisco un target intermedio da realizzare al 2024 e un target finale da realizzare al 2029. Tenete presente che queste sicuramente avranno delle modificazioni. Qui il programmatore è stato prudente, cioè ha detto, insomma, io immagino di raggiungere questo target di realizzazioni alla fine del programma. Il target intermedio è importante perché, come abbiamo detto l'altra volta, a metà percorso ci sarà una riflessione, una valutazione su come stanno andando i programmi, ed eventualmente ci saranno anche delle rimodulazioni. La seconda tabella relativa a questo punto è quella degli indicatori di risultato, ovvero gli effetti diretti creati all'intervento.
In questo caso, vedete, ad esempio, uno degli indicatori di risultato è i posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno. Anche qui devo avere una quantificazione ex ante. Nel caso specifico, questa quantificazione è di 1.200 nuovi posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno. I soggetti beneficiari del sostegno sono le imprese, in questo caso, che hanno l'incentivo, l'aiuto per fare investimenti, quindi per ampliare la produzione e per espandere la propria occupazione. E questi sono gli indicatori. Un'altra dimensione, qui ricordate, passiamo al terzo subparagrafo che spiega l'obiettivo specifico, è la ripartizione indicativa delle risorse per tipologia di intervento. Quali sono quindi queste dimensioni che io devo considerare? La prima dimensione è quella del campo di intervento. I campi di intervento sono tutti analiticamente individuati all'interno del regolamento comune dei fondi, il 1060 del 2021. Quindi io devo dire, rispetto a quei campi di intervento, come si ripartisce la dotazione finanziaria assegnata a quell'obiettivo specifico? Nel caso specifico, vedete, la gran parte delle risorse, circa 197 milioni, va a questo campo di intervento codificato come 021, sviluppo delle attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi. E poi ci sono anche degli altri codici. Naturalmente io posso, per ciascun obiettivo specifico, avere più codici di intervento, e, ad esempio, servizi avanzati di sostegno, 21 milioni, incubazione, sostegno spin-off, spin-out e startup, 50 milioni, e così via. Questo esercizio di programmazione, lo potete ben immaginare, è molto impegnativo da fare all'inizio del programma, perché io, insomma, per quanto possa avere le lezioni dall'esperienza che mi vengono dal passato, posso dire con totale precisione come andrà il programma, quale sarà, come si dice, l'assorbimento dei fondi, in questo caso da parte del tessuto produttivo. Insomma, quindi è un'indicazione abbastanza impegnativa che peraltro comunque potrà essere rivista nel corso dell'attuazione. La seconda dimensione è quella della forma di finanziamento. Nel caso specifico, vedete, anche qui, per tutte queste dimensioni io ho delle codificazioni già definite a livello di regolamenti, di allegati in particolare al regolamento comune, quindi non mi devo inventare niente. Devo fare solo lo sforzo di attribuire la dotazione finanziaria dell'obiettivo a queste varie forme di finanziamento. Per esempio, nel caso specifico, 156 milioni saranno erogati sotto forma di sovvenzioni, ovvero contributi a fondo perduto nell'ambito naturalmente della disciplina degli aiuti di Stato. Su questo dopo faremo un breve accenno perché è importante. Gli altri codici, vedete, si riferiscono a prestito, a garanzia e ad altri interventi, e quindi, vedete, sono sostegni erogati mediante strumenti finanziari. Una terza dimensione è quella del meccanismo di erogazione territoriale. Qual è l'informazione che traiamo qui? Queste naturalmente sono sempre esempi tratti dal programma regionale del FESR. Ecco qui l'informazione che io ho di questa tabella è come viene distribuita la dotazione finanziaria a seconda delle tipologie di territori che io sto considerando nel programma. In molti casi io ho il codice 33, nessun orientamento territoriale. Io posso fare. Diciamo, posso destinare le risorse dell'obiettivo specifico in generale al territorio, non a territori specifici e in particolare a territori che operano nell'ambito di una strategia territoriale. Poi alla fine tutto atterra sul territorio, però una cosa è che io mi rivolgo genericamente al territorio stesso, una cosa è che io mi rivolgo ad aree formalizzate come le aree interne o le aree urbane che stanno all'interno delle strategie di sviluppo integrato territoriale. Nel caso di questo esempio è abbastanza interessante vedere come
Anche qui abbiamo una codificazione. Per esempio, noi operiamo con aree interne. I regolamenti non prevedono la terminologia aree interne, prevedono zone scarsamente popolate, ma è lì che siamo, insomma, è lì che diciamo, quindi quando parliamo di aree interne, con noi la associamo a questo codice, zone scarsamente popolate. Allora, qui ci viene un'informazione interessante, cioè ci dice il programma. Una riserva della dotazione dell'obiettivo specifico sarà dedicata alle zone urbane funzionali, in particolare, poi vedremo questo termine, e le zone scarsamente popolate. Vedremo poi, questa non è un'indicazione generica, è un'indicazione associata alle strategie territoriali che sono state individuate dalla regione e che pure sono accuratamente descritte nel programma regionale del FESR in particolare, ma vedremo anche c'è un contributo del Fondo Sociale. La settima dimensione è quella delle tematiche secondarie, dopo un attimo lo riprenderemo questo tema, ma questo è un tema del Fondo Sociale Europeo Plus. Qui siamo nel FESR, quindi vedete, insomma, chi ha fatto il programma l'ha cancellato, giustamente, perché non è pertinente rispetto al FESR. Le tematiche secondarie sono ambiti di particolare rilevanza dell'intervento dell'FSE Plus, e quindi, ad esempio, la non discriminazione. Quanto di questo dell'obiettivo specifico, non di questo che è del FESR, ma se stessimo parlando di un obiettivo dell'FSE Plus, quanto di quell'obiettivo specifico va riservato alle pari opportunità, alle misure di pari opportunità, quanto alla non discriminazione, quanto alla creazione di competenze ad esempio, in materia di transizione digitale e transizione climatica, e così via. Sono una decina di tematiche secondarie. La settima dimensione, tabella 8, è dedicata alla parità di genere, cioè qui. Sempre sulla base di queste tendine, no? Di questo filtro di codici predeterminati, noi sappiamo se l'obiettivo specifico avrà un impatto diretto sulle pari opportunità. Naturalmente non è previsto, fortunatamente, il caso in cui abbia un impatto negativo sulle pari opportunità, quindi in questo caso si ritiene che il codice sia neutralità di genere, cioè non ha un impatto diretto sul tema delle pari opportunità. Naturalmente molti altri obiettivi specifici con un focus più concentrato, più dedicato a questo, invece avranno un impatto diretto sulle pari opportunità. I codici, come vi dicevo, sono tutti compresi nell'allegato 1, se non mi ricordo male, comunque uno dei primi allegati del regolamento 1060, cioè del regolamento comune dei fondi. Io ho rinunciato in questa nostra esposizione a mostrarveli analiticamente perché avrei dovuto penalizzare poi, insomma, altri argomenti importanti. Il codice 03 in realtà è possibile che si ripeta perché sono tabelline separate. C'è una tabellina zone territoriali, c'è una tabellina parità di genere e così via. Comunque, se questo tema, insomma, lo ritenete da sviluppare, poi magari prendiamo proprio, però, insomma, al termine di questa prima esposizione prendiamo proprio le tabelline mostriamo proprio le tabelline del regolamento. Il capitolo 3, e quindi del capitolo 2 abbiamo brevemente parlato, adesso ci dedicheremo in particolare a vedere cosa c'è nel capitolo 2 del programma regionale del FESR, perché questo è molto importante per noi, cioè ci dice alla fine che cosa finanzierà questo programma, in termini proprio di contenuti, di articolazione programmatica. Uno sguardo volevo dare al capitolo 3 sul piano di finanziamento. Devo dire, abbiamo già parlato, però questo ad esempio l'ho ripreso proprio dal programma. Gli screenshot sono molto brutti, però a volte diciamo, sono efficaci perché
come dire, vediamo direttamente quello che c'è nel programma. Ecco, vedete, abbiamo detto, insomma, nel programma noi abbiamo la dotazione finanziaria espressa sotto due dimensioni. La prima dimensione è quella temporale, e quindi vedete la distribuzione dei fondi dal 2022 al 2027. Abbiamo detto l'altra volta, ricordate che per il 2026 e per il 2027 c'è un cosiddetto importo di flessibilità, cioè c'è un importo che in sostanza verrà confermato sulla base delle valutazioni che verranno compiute nel 2025 sulla performance del programma. In casi estremi, la Commissione europea potrebbe anche decidere di togliere l'importo di flessibilità di fronte a un forte disallineamento della performance effettiva del programma rispetto a quanto osservato. Però mi sembra un caso, devo dire, abbastanza fantascientifico, però nei regolamenti, diciamo, ecco, noi questa è una previsione che esiste. Quindi nel 2025 ci sarà una valutazione, un negoziato fra Stato membro e varie amministrazioni titolari di programma che porta alla, come dire, alla eventuale riattribuzione, anche semplicemente come distribuzione fra le priorità, di questi importi di flessibilità, il 50% della dotazione 2026, il 50% della dotazione del 2027. L'altra dimensione del piano finanziario, che ricordate sicuramente, è quella fatta per priorità. Quindi vedete lungo le colonne, diciamo, 8 priorità, 7 più assistenza tecnica. In genere l'assistenza tecnica poi non ha un numero di priorità, però comunque le 8 priorità in totale, ecco, vedete le risorse assegnate per ciascuna priorità ripartite fra il contributo del FESR, il contributo dell'Unione, quindi nel caso specifico il contributo del FESR e il contributo nazionale. Ci sono due punti, diciamo, che sottopongo alla vostra attenzione. La prima è, vedete, nelle prime due colonnine, io ho l'obiettivo strategico che necessariamente è quello del regolamento 1060, del regolamento comune. Ricordate i 5 grandi obiettivi strategici: l'Europa più intelligente, l'Europa più verde, l'Europa più connessa con infrastrutture di mobilità, l'Europa più inclusiva, l'Europa più vicina ai cittadini. Le priorità devono inquadrarsi, associarsi agli obiettivi strategici, le priorità definite a livello del programma. Come vedete qui, io posso avere più priorità associate ad un unico obiettivo strategico. Su questo fra breve ci soffermeremo più ampiamente, però vedete, per esempio, io ho la prima e la seconda priorità del programma che fanno entrambe riferimento all'obiettivo strategico 1 del regolamento. L'obiettivo strategico 1 prevede interventi sulla ricerca, sull'innovazione, sulla competitività, sulla digitalizzazione, le due priorità a cui la Regione Siciliana ha ritenuto di suddividerle in una priorità su ricerca e competitività e in una priorità 2 su digitalizzazione. Quindi queste due priorità sono entrambe associate all'obiettivo strategico 1 del regolamento 1060. E questa, insomma, è la prima piccola osservazione, ecco, che posso fare. La seconda osservazione è che nei piani finanziari non vengono identificati i contributi diversi da quelli dell'Unione Europea e nazionali. In effetti, poi, durante l'attuazione ci sono delle contribuzioni, potremmo dire, di natura diversa. Faccio riferimento in particolare agli aiuti di Stato, cioè agli incentivi alle imprese, cioè al sostegno che va
agli investimenti delle imprese. Allora, qui, come sicuramente sapete, il contributo pubblico per legge obbligatoriamente si associa ad una quota privata di finanziamento dell'investimento, cioè un'impresa per avere un aiuto naturalmente deve effettuare un investimento di sue risorse. E quindi, ad esempio, io avrò che su 100 di investimento dell'impresa, 40 sarà di sostegno comunitario e 60 sarà di apporto dell'impresa. Questo nell'ambito di regime di aiuto è un obbligo, naturalmente. E quindi che cosa voglio dire con questo? Che io non vedo rappresentate queste somme nel piano finanziario, cioè qui parliamo di risorse sostanzialmente comunitarie e nazionali. Un tema è quello dell'eventuale cofinanziamento dei beneficiari pubblici, per esempio dei comuni. Allora qui non c'è assolutamente una regola per cui ci debba essere un cofinanziamento locale. E infatti nella grande maggioranza dei casi non c'è un cofinanziamento da parte delle amministrazioni. Ci sono casi in cui ci può essere, o perché prescritto dalla procedura e quindi dall'avviso, oppure perché sono le stesse amministrazioni che magari avendo delle risorse proprie o delle risorse provenienti da altre fonti, come dire, contribuiscono. Insomma, il principio comunque importante qui che volevo sottolineare è che non necessariamente i beneficiari pubblici devono contribuire agli investimenti con risorse che provengono, diciamo, con risorse locali, cioè che provengono dal proprio bilancio, diciamo, o da altre fonti. Questo può avvenire, ma non è una regola. A meno che non sia prescritto dai singoli avvisi, però entriamo, diciamo, in questioni più dettagliate. Il capitolo 4 sulle condizioni abilitanti, io qui ho già fatto dei cenni nei nostri incontri precedenti, mi limito veramente a riprendere pochi concetti, anche perché dal punto di vista operativo questo non ha un impatto su di noi intendo come beneficiari territoriali sostanzialmente, lo ha indiretto, nel senso che se le condizioni abilitanti non sono rispettate, allora, l'Unione Europea non finanzia le spese associate agli obiettivi specifici su cui, ricadono, le condizioni non soddisfatte. Adesso, noi abbiamo, insomma, una precisa identificazione di queste condizioni, sono delle condizioni orizzontali quando si riferiscono a tutte le priorità e a tutti gli obiettivi specifici, ad esempio meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici, e abbiamo invece altre condizioni abilitanti che si riferiscono a priorità e obiettivi specifici del programma, ad esempio la governance della strategia di specializzazione intelligente, un quadro politico strategico per la ristrutturazione di edifici a fini energetici e così via. Questo come ricade sul programma? Voi trovate un punto specifico, appunto il capitolo 4, in cui viene descritta la soddisfazione o meno delle condizioni abilitanti. Molte di queste condizioni sono soddisfatte a livello nazionale. Altre condizioni devono essere soddisfatte a livello regionale. E quindi questo è un punto, insomma, un pochino da tenere sotto controllo. C'è una differenza rispetto al 14-20. Una volta, nel 14-20 le condizioni abilitanti venivano implementate, insomma, all'inizio del programma e basta, poi non se ne parlava più. Adesso nel 21-27 invece il loro rispetto deve essere garantito lungo tutto il periodo di attuazione del programma. Quindi, nel caso specifico, voi che cosa trovate, per esempio, nei programmi? Ad esempio, vedete, questa è una condizione che riguarda la regione. La condizione abilitante è l'esistenza di un quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione naturale, sostanzialmente. Allora, il
Io ho l'identificazione dell'obiettivo specifico su cui incide questa condizione e io ho dei criteri che devono essere rispettati. Quindi a ogni condizione abilitante sono associati dei criteri. La Regione Siciliana, nel caso specifico del programma FESR, dice: io ho adempiuto al criterio e quindi ho adempiuto alla condizione abilitante. E in particolare c'è la giustificazione, vedete, ha adottato il proprio quadro di azioni prioritarie, Prioritized Action Framework, con delibera di giunta regionale. Adesso non entro ovviamente nel merito. La Commissione europea ha espresso un giudizio positivo e quindi la condizione abilitante è soddisfatta. Se non fosse stata soddisfatta, tutti gli interventi relativi a questo obiettivo specifico, rafforzare la protezione e la preservazione della natura, non sarebbero stati finanziati dalla Commissione europea. La spesa sarebbe stata ritenuta inammissibile. Un altro capitolo, e questo sempre ci serve, diciamo, appunto, insomma, guidarci lungo la lettura del programma, è quello del capitolo sulle autorità. In particolare, nel capitolo, se in fase di monitoraggio la condizione non risulta soddisfatta, si apre un confronto, un dialogo tecnico con la Commissione europea, in cui si stabilisce un percorso per ripristinare il soddisfacimento di quella condizione. Adesso dico veramente una cosa banale. Abbiamo detto, per esempio, in precedenza la condizione è costituita dall'approvazione della vigenza di un piano di azioni prioritarie per la biodiversità. Poniamo. Mettiamo che nel 2023 finisce il piano, scade. Allora, in quel momento, quindi, la condizione non sarebbe più soddisfatta. Allora c'è un'azione positiva per ripristinare il rispetto di quella condizione, che è un nuovo piano. Allora, fin quando quella condizione non viene ripristinata, allora le spese vengono, su quell'obiettivo specifico, vengono sospese sostanzialmente. Cioè il riconoscimento di quelle spese, l'ammissibilità di quelle spese viene sospeso. Nel momento in cui si ripristina, naturalmente tutto diventa ammissibile e regolare. Capitolo 10. Allora, nel programma io trovo l'identificazione delle grandi autorità del programma, l'autorità di gestione, la funzione contabile. Nel 2014-2020 noi parlavamo di autorità di certificazione. Adesso le cose sono un po' cambiate, non tanto, ma sono un po' cambiate. Si chiama funzione contabile. Il regolamento dava l'opportunità, la possibilità all'amministrazione titolare del programma di fondere questa funzione con l'autorità di gestione, e quindi le autorità del programma sarebbero diventate due. Mi sembra che nessuno dei programmi né nazionali né regionali italiani abbia colto quest'opzione, insomma, abbia raccolto questa opzione del regolamento, e quindi noi abbiamo comunque tre autorità a livello regionale: l'autorità di gestione, la funzione contabile e l'autorità di audit. L'autorità di gestione, come sapete bene, è il dominus del programma, quindi fa la selezione, cura il monitoraggio, dà supporto alla sorveglianza, fa i controlli di primo livello e così via. La funzione contabile, prepara le domande di pagamento, le certifica e le manda all'Unione Europea. Quindi esercita una funzione fondamentale di certificazione. E poi fa anche i conti, cioè in sostanza dice alla fine di ogni periodo cosiddetto contabile che cosa abbiamo speso, come, in che modo, attesta la regolarità dei conti, insomma, e così via. L'autorità di audit è l'attività, diciamo, cosiddetta di controllo dei sistemi e delle operazioni di secondo livello, è questa autorità indipendente, insomma, che verifica, all'obiettivo fondamentale della sana gestione finanziaria del programma. Quindi, nel programma operativo io trovo l'identificazione precisa degli uffici e delle persone che ricoprono le funzioni di autorità di gestione, di funzione contabile e di autorità di audit.
C'è qualcosa sopra e qualcosa sotto rispetto un po' a questa. No, no, l'autorità di audit non è esterna, ma è indipendente, nel senso che non ha legami funzionali con l'autorità di gestione. Quindi sono due dipartimenti diversi, due direttori diversi e così via. E lo stesso vale per la funzione contabile, insomma. Poi il tema dell'indipendenza è sempre un tema, come dire, delicato, insomma, proprio per il motivo, insomma, che dice lei, insomma, perché stanno all'interno di un'unica amministrazione. Però, diciamo, sono funzionalmente slegati, ecco. Rispetto a questa organizzazione c'è qualcosa sopra e qualcosa sotto. Sopra c'è la governance nazionale delle politiche di coesione. Ecco, diciamo, nel grafico ci dovrebbe essere un livello ancora superiore dal punto di vista della, come dire, lontananza dal territorio, non dal punto di vista istituzionale, che è la Commissione europea. A livello nazionale io ho questi tre soggetti che sono fondamentali: il Dipartimento delle Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è l'organismo coordinatore delle politiche di coesione. Ad esempio, è l'organismo che ha scritto l'accordo di partenariato, che, come abbiamo detto, è attualmente in vigore, è stato già da tempo, a luglio, se non mi ricordo male, approvato, e a valle del quale poi sono stati approvati o sono in corso di approvazione alle battute finali i programmi nazionali e regionali. Quindi il DIPCOE, Dipartimento delle Politiche di Coesione, è l'organismo coordinatore di tutta questa enorme macchina, diciamo, dei fondi. L'Agenzia per la coesione territoriale è un organismo esecutore e attuatore delle politiche di coesione. L'ANPAL è l'agenzia che si occupa di politiche attive del lavoro. Allora, noi abbiamo a livello nazionale un comitato dell'accordo di partenariato che viene presieduto da queste tre entità, dal DIPCOE, dall'ACT e dall'ANPAL. ACT ed ANPAL hanno, come dire, responsabilità differenziate, uno su materie più FESR e coesione territoriale, l'altro su materie politiche del lavoro. Al comitato dell'accordo di partenariato partecipano le autorità di gestione, le autorità nazionali e il partenariato economico e sociale. In sostanza, questo organismo dovrebbe favorire l'integrazione funzionale e istituzionale fra la pletora di organismi che si occupano di politiche di coesione e quindi evitare una frammentazione degli interventi, dare orientamenti comuni e così via. A livello nazionale, un altro soggetto molto importante, ne abbiamo parlato, l'abbiamo già nominato più volte nei nostri webinar sul PNRR, è l'IGRUE, l'Ispettorato Generale sulle Relazioni con l'Unione Europea, che svolge varie funzioni. Una funzione è quella di organismo di coordinamento nazionale delle autorità di audit, e quindi diciamo, il coordinatore delle autorità di audit. Non è un coordinamento in realtà gerarchico, assolutamente, è un coordinamento di natura funzionale e scientifico, cioè come svolgere determinate procedure, come svolgere, insomma, è il classico produttore di linee guida, diciamo così, per intenderci. L'IGRUE svolge anche un'altra importante funzione, cioè è l'anello di trasmissione del circuito finanziario fra lo Stato membro e la Commissione europea. Ricordate, insomma, mi rendo conto che non potete ricordare perfettamente, insomma, puntualmente tutte le cose che abbiamo detto, però nel circuito finanziario dei fondi, la Commissione europea, quando approva le domande di pagamento da parte delle amministrazioni titolari del programma, liquida la sua quota relativa a quella domanda di pagamento, liquida quella domanda di pagamento dando i soldi all'IGRUE, quindi alla Ragioneria Generale dello Stato. L'IGRUE mette insieme alla quota comunitaria, alla quota nazionale, l'IGRUE gestisce il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione e questa somma, composta di queste due parti, va all'amministrazione titolare del programma da cui è partita la domanda di pagamento. Quindi svolge un ruolo molto importante, ripeto,
sia come coordinatore tecnico e funzionale dell'autorità di audit, sia come protagonista, come attore, come operatore del circuito finanziario dei fondi. Tra l'altro, Ligure gestisce anche i dati del sistema nazionale di monitoraggio. Se voi, per esempio, volete avere delle informazioni sintetiche sull'andamento, sull'esecuzione finanziaria dei vari programmi, dovete andare sul sito, insomma, dell'IGRUE, dentro il portale della Ragioneria Generale dello Stato, e vi trovate appunto delle statistiche sull'esecuzione finanziaria dei programmi. E questo sta sopra. Che c'è sotto? Sotto, naturalmente, ci stanno i beneficiari, cioè abbiamo detto, insomma, i soggetti che coordinano l'attuazione delle operazioni, che sono titolari dei progetti finanziati, selezionati e finanziati dall'autorità di gestione, e che li realizzano o ne coordinano l'attuazione, per essere più precisi. Tra l'autorità di gestione e i beneficiari, si può inserire una ulteriore figura, che è quella dell'organismo intermedio. Il regolamento, qui vi riporto proprio la definizione del regolamento: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità. In sostanza, è il soggetto che gestisce una parte del programma su delega dell'autorità di gestione. Per esempio, già un esempio più lontano da noi è quello di per esempio di una finanziaria regionale che gestisce un regime di aiuti. Quindi fa l'avviso, seleziona le operazioni, assegna i finanziamenti, controlla la regolarità delle operazioni, fa il monitoraggio e così via. Quindi sta facendo in effetti delle azioni tipiche dell'autorità di gestione. Un esempio più vicino a noi è quello, per esempio, degli interventi in ambito urbano. Le città sono state e lo saranno organismi intermedi, nel senso che come dire, intermediano fra l'autorità di gestione e i beneficiari perché selezionano le operazioni e fanno altre funzioni, come l'orientamento ai beneficiari, eventualmente come il controllo, che sono appunto tipiche dell'autorità di gestione. Naturalmente l'organismo intermedio è come dire, è uno snodo molto importante, diciamo, nell'attuazione del programma, e quindi deve avere delle capacità amministrative adeguate. Si stabilisce una convenzione fra l'autorità di gestione e l'organismo intermedio in cui vengono definiti, diciamo, i vari compiti e i requisiti in termini di capacità amministrativa e finanziaria. Ecco, nel caso specifico, naturalmente, se noi prendiamo due programmi del FES e dell'FS Plus, troviamo l'identificazione delle autorità del programma. Ecco, qui lo screenshot è un po' breve, diciamo, un po' piccolo, scusate, però voglio dire, questo noi lo facciamo soprattutto per orientare, per indirizzare alla reale attività, che deve essere quella di consultazione del programma. Allora, voi vedete, ad esempio, per quanto riguarda il FESR, l'autorità di gestione, che è il Dipartimento della Programmazione, il suo direttore e quindi la persona responsabile, l'autorità di audit. E anche qui abbiamo un ufficio speciale istituito presso la presidenza della regione con il suo direttore. Abbiamo l'organismo che riceve i pagamenti della commissione, che va inserito qui, ma che non è un'autorità regionale, ed è esattamente l'IGRUE di cui abbiamo parlato. Riceve i pagamenti della commissione perché, l'abbiamo appena detto, a fronte della domanda di pagamento che viene, per esempio, dalla regione siciliana, e che in particolare viene inoltrato dalla funzione contabile, versa il contributo comunitario all'IGRUE, che poi a sua volta lo riversa all'amministrazione titolare del programma, e quindi alla regione siciliana.
E poi infine vedete, ecco, la funzione contabile, qualora tale funzione sia affidata a un organismo diverso dall'autorità di gestione. Abbiamo detto che nel 21-27 avevano la possibilità, le regioni avevano, e le amministrazioni nazionali avevano la possibilità di conferire questa funzione all'autorità di gestione, non l'hanno fatto, in generale hanno preferito mantenere una funzione separata e quindi la vecchia autorità di certificazione rimane un'autorità del programma, si chiama funzione contabile ed è svolta da un ufficio apposito, da un servizio apposito, appunto all'autorità di certificazione con il suo direttore. Allora, sulla base di questa guida alla lettura, insomma, che naturalmente spero sia propedeutica, diciamo, ad una consultazione effettiva del programma, insomma, queste nostre discussioni servono anche un po' a facilitare ed incentivare poi il lavoro, un lavoro reale, insomma, che è quello di studiare i regolamenti, di studiare i programmi. Ecco, insomma, date queste premesse, passiamo ad esaminare il programma regionale del FESR 2021-2027. Vi anticipo che questa parte sarà un po' noiosa perché è un'elencazione, però è importante farla, secondo me, e credo che, insomma, un po' come atteggiamento di ascolto, dovreste un po', come dire, tenere mentalmente nota degli ambiti, delle misure, una volta si chiamano misure, adesso si chiamano azioni, delle azioni che secondo voi potrebbero essere maggiormente interessanti per un'applicazione, diciamo, nel vostro territorio. E allora, il programma regionale del FESR in questa versione provvisoria, che noi commentiamo per le ragioni che vi dicevo, ma che mi sento di dirvi non sarà distante da quello che viene approvato, il programma regionale del FESR ha sette priorità più una priorità di assistenza tecnica. Quali sono le priorità del programma? Adesso leggendole vedete come ritorna il richiamo agli obiettivi strategici, insomma, del regolamento 1060. Sicilia più competitiva e intelligente, rafforzamento della connettività digitale. La prima e la seconda priorità sono associate all'obiettivo strategico 1 del regolamento. Sicilia più verde, 3. Priorità 4, mobilità urbana multimodale e sostenibile in Sicilia. La priorità 3 e la priorità 4, ricordate, sono associate all'obiettivo strategico 2, Europa più verde. Priorità 5, Sicilia più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, e qui siamo associate all'obiettivo strategico 3. Priorità 6, Sicilia più inclusiva, e qui stiamo nell'obiettivo strategico 4. All'obiettivo strategico 4, noi abbiamo detto il dominus dell'obiettivo strategico 4, l'Europa più sociale è il Fondo Sociale Europeo Plus, ma anche il FESR interviene su questo nel suo campo di intervento, cioè sulle infrastrutture, sui servizi, sulle attrezzature e così via. La priorità 7 è strategie di sviluppo territoriale in Sicilia e qui l'associazione è con l'obiettivo strategico 5, l'Europa più vicina ai cittadini. E poi c'è un'assistenza tecnica, poi vedremo cosa c'è dentro l'assistenza tecnica, però vengono finanziate le attività di sostegno, di assistenza alle operazioni di gestione del ciclo di vita del programma, diciamo così, e quindi al monitoraggio, alla tenuta dei sistemi informativi, eventualmente ai controlli, diciamo, e così via. Poi un attimo daremo uno sguardo. Dentro la priorità di assistenza tecnica ci sono anche delle misure che riguardano la capacità amministrativa. Una cosa completamente diversa dall'assistenza tecnica, la capacità amministrativa e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa sono quelle che sono dirette a migliorare l'utilizzo dei fondi da parte delle amministrazioni, quindi della regione e dei beneficiari pubblici in particolare.
Date queste priorità del programma, ecco, il programma ha una dotazione finanziaria importante, insomma, di 5,8 miliardi di euro nel periodo 2021-2022, insomma 2027, di cui 4 miliardi, più di 4 miliardi di cofinanziamento comunitario. Tra l'altro, ne abbiamo accennato, faccio un cenno brevissimo su questo, ci sarà un programma operativo complementare. In sostanza, ci sarà una dotazione finanziaria aggiuntiva, che deriva dal fatto che noi come Regione Siciliana, non abbiamo utilizzato tutto il cofinanziamento nazionale che avremmo potuto sostanzialmente. Allora c'è una quota di cofinanziamento nazionale risparmiato che finanzia un altro programma che è sostanzialmente analogo con qualche diversità, insomma, ma ha un'articolazione per contenuti molto simile, diciamo, al programma regionale, il programma operativo complementare. Però entriamo un po' più nel merito delle priorità del programma. Allora, priorità 1, Sicilia più competitiva e intelligente. Allora, qui vedete sulla sinistra ci sono gli obiettivi specifici, sulla destra ci sono le azioni. Gli obiettivi specifici sono proprio quelli dei regolamenti, non si poteva fare altrimenti. Le azioni sono definite a livello del programma. Poi si assomigliano un po' tutti, diciamo così, i programmi, però le azioni sono definite a livello dei programmi, sono coerenti con i campi di intervento, anch'essi identificati dal regolamento comune. Ad esempio, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.1, capacità di ricerca e tecnologie, io ho promozione della ricerca collaborativa e del trasferimento tecnologico, sostegno all'innovazione delle imprese, realizzazione e potenziamento di spazi dedicati per la promozione dell'innovazione, sostegno alle infrastrutture di ricerca, rafforzamento della governance e della capacità amministrativa di attuazione, e questo completa il primo obiettivo specifico. Quindi ricordate, quando io vado nel programma, sull'obiettivo specifico 1.1 troverò le azioni, poi troverò gli indicatori. Poi troverò, ricordate, quella ripartizione della dotazione finanziaria in quelle dimensioni di cui abbiamo detto, la dimensione territoriale, la dimensione dei settori in intervento, la dimensione dell'impatto sulle pari opportunità, la dimensione territoriale, così. Secondo obiettivo specifico, digitalizzazione, trasformazione digitale della pubblica amministrazione e attuazione dell'agenda digitale. Ogni regione ha un piano di transizione digitale, e una strategia, un piano appunto, che poi trova finanziamento sulle varie fonti e anche dal programma del FESI. Rafforzamento della governance e della capacità amministrativa di attuazione delle policy. Allora, vedete come, e lo vedrete anche, diciamo, nelle prossime slide, come ritorna il tema del rafforzamento della governance e della capacità amministrativa. Allora, questa è una novità nel 2021-2027 rispetto a 14-20, cioè io posso introdurre, io l'amministrazione, il programmatore, il cosiddetto programmatore, può inserire a livello degli obiettivi specifici delle misure dedicate al tema della capacità amministrativa. Quindi per ogni obiettivo specifico io posso finanziare, avvalere su quell'obiettivo specifico degli interventi di rafforzamento sia della capacità della regione di gestire determinati processi, ad esempio in materia di ricerca, innovazione, tecnologie avanzate, digitalizzazione, ma anche quella di rafforzare la capacità dei beneficiari e quindi di sostenerli nel loro sforzo di progettazione e attuazione. Questa è una cosa che prima non c'era a livello degli obiettivi specifici nei programmi, perché non era previsto dai regolamenti, adesso i regolamenti l'hanno introdotto e quindi voi vedrete spesso tornare queste azioni di rafforzamento della governance sotto i vari obiettivi specifici.
Sempre nella priorità 1, Sicilia più competitiva e intelligente, ho l'obiettivo della competitività, l'1-3, e qui io posso fare promozione dell'imprenditorialità attraverso il sostegno alla nascita di nuove piccole e medie imprese, la promozione di nuovi investimenti per la competitività, il sostegno alle PMI per la crescita sui mercati internazionali, il sostegno all'offerta di risorse finanziarie alle piccole e medie imprese, il rafforzamento della governance e della capacità di attuazione, discorso che abbiamo fatto prima. Sull'obiettivo specifico 1.4, sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, competenze delle imprese impegnate in percorsi di specializzazione intelligente per la transizione industriale. Allora, qui è uno dei pochi campi dove il FESR interviene direttamente sulle competenze, questa è assolutamente, diciamo, una materia del fondo sociale, però nel caso specifico queste sono delle competenze che operano all'interno delle imprese. Ad esempio, attraverso collaborazioni con l'università, e quindi in questi limitati casi il FESR può finanziare interventi appunto di rafforzamento delle competenze dei ricercatori, però all'interno di progetti come si dice, di specializzazione intelligente per la transizione industriale. Allora, questo è un accenno, più volte ne ho fatto cenno a questo punto, insomma, nel corso delle nostre discussioni. Abbiamo parlato di misure, di azioni per la competitività, no? Molte di queste misure per la competitività sono basate su aiuti, sui cosiddetti aiuti di Stato, cioè da somme finanziarie che l'amministrazione pubblica eroga a imprenditori privati perché effettuino degli investimenti. Quindi è un sostegno teso a favorire, a incoraggiare l'investimento delle imprese. Gli aiuti di Stato sono una materia molto delicata, molto critica, perché c'è una regola generale di divieto degli aiuti di Stato, e questa è una regola fondamentale, ovviamente, dell'Unione Europea. Perché è una regola fondamentale? Perché se gli Stati membri potessero, come dire, artificialmente incentivare le loro produzioni, ci sarebbe una forte falsificazione, diciamo, una forte compromissione della concorrenza, e quindi verrebbe meno il principio fondamentale del mercato unico europeo, che è appunto il principio della competizione fra le imprese. Quindi esiste una regola generale di divieto degli aiuti. Che significa aiuto? Vedete, qui c'è una nozione molto semplificata. L'aiuto di Stato è un sostegno pubblico ad attività economiche, ovviamente attività che svolgono, che lavorano sul mercato, per l'economia, dato in qualsiasi forma e da qualsiasi soggetto, e qui sottolineo qualsiasi soggetto, che potrebbe distorcere la concorrenza sul mercato conferendo vantaggi a singole attività o gruppi di attività. Ecco, partendo da questa definizione si sviluppa una dottrina e una disciplina enorme, gigantesca, che naturalmente non è questa la sede per affrontare. Gli aiuti sono ritenuti compatibili in determinate condizioni, volendo semplificare al massimo, quando sostengono dei tessuti produttivi che hanno un'esigenza di sviluppo, di riconversione. Bisogna però essere certi che gli aiuti siano appunto aiuti compatibili, che possono essere dati da chi? Da qualsiasi amministrazione pubblica. Se un domani, dico, un comune si trovasse per esempio a dare degli incentivi a delle piccole imprese artigiane, anche minime, dovrebbe fare attenzione a rispettare le regole sugli aiuti di Stato, perché le violazioni delle regole portano a sanzioni e rettifiche che poi si riversano sugli stessi beneficiari, sulle piccole imprese, che devono restituire i contributi. Immaginate, insomma, con quali effetti dal punto di vista della, come dire, efficienza e vivibilità e sostenibilità, insomma, economica. Ecco, su questo veramente diciamo, questo è il principio che mi interessava, insomma, far passare. Poi gli aiuti
diciamo, sono regolati da varie norme, possono essere per esempio aiuti de minimis, quando sono di ridotta dimensione, non superiore a 200.000 euro intesi esercizi finanziari, e qui c'è un regolamento dell'Unione Europea che mi guida. Possono essere aiuti in esenzione, ovvero degli aiuti che vengono riconosciuti ammissibili dall'Unione Europea e che quindi non devono essere soggetti a notifica. Se non, e quindi noi abbiamo un regolamento, il 651 del 2014, che ci dà un'indicazione molto precisa di quali sono gli aiuti in esenzione, che io posso fare automaticamente, naturalmente informando sempre la Commissione Europea, ma senza un vero e proprio processo di notifica. Il processo di notifica è quello in cui lo Stato membro dice alla Commissione Europea: guarda che io ho intenzione di introdurre un nuovo regime di aiuto, anche di fare un sostegno economico ad una impresa specifica, e quindi te ne chiedo il permesso. È una procedura molto lunga, ormai ridotta ai minimi termini, perché si lavora attraverso o de minimis o esenzione. Questo però, insomma, è una, come dire, una piccola finestra, insomma, su una teoria smisurata, insomma, che noi adesso immediatamente richiudiamo. Insomma, però il motivo per richiamarla era appunto quello della delicatezza, diciamo, del trattare eventuali incentivi a qualsiasi livello a imprese che svolgono attività economica. Priorità 1 ne abbiamo parlato, ripeto, un'elencazione un po' monotona, però tenete magari, come dire, alta la vostra attenzione rispetto a misure che potrebbero interessarvi. Adesso, tra pochi giorni, poche settimane, i programmi entreranno in funzione. Priorità 2 è il rafforzamento della connettività digitale, qui è un obiettivo apposito, l'1.5, sviluppo di infrastrutture a banda larga attraverso interventi specifici di ricollegamento, completamento e potenziamento di reti infrastrutturali ad altissima capacità. La priorità 2 fa anch'essa riferimento, insieme alla priorità 1, all'obiettivo strategico 1, quello dell'Europa più intelligente. La priorità 3 è quello della Sicilia più verde, e quindi stiamo qui all'interno dell'obiettivo strategico 2. L'obiettivo specifico 2.1: promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. E qui i miei interventi sono interventi finalizzati all'ecoefficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche, riqualificazione energetica delle imprese, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, rafforzamento della governance e della capacità di attuazione. Vedete come ripeto, come si torna a questa misura. Il secondo obiettivo specifico è quello che riguarda le energie rinnovabili. Qui ho due azioni: installazione di impianti per la valorizzazione energetica di biomasse della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, nascita di comunità energetiche attraverso la collaborazione fra amministrazioni del territorio. Ancora 2.2, scusate, questo lo ripete, sul 2.2 non l'ho tolto da quella precedente, però sul 2.2 ho 2.2.1. La valorizzazione energetica da biomasse, la 2.2 sulle comunità energetiche, 2.2.3 progetti innovativi integrati di efficientamento energetico e utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per le isole minori non interconnesse, quindi un focus specifico sulle isole minori, promuovere la produzione e la distribuzione di usi finali dell'idrogeno, e questo è il 2.2. 2.3, sviluppare sistemi, reti, impianti di stoccaggio energetico intelligenti, costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione attraverso la realizzazione di reti intelligenti, le smart grids. 2.4, siamo sempre nella priorità 3, promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, e qui ho una materia importante, diciamo, per il territorio. Interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera, interventi per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano e periurbano, mitigazione del rischio sismico, riduzione del rischio incendi, rinnovo e ammodernamento di infrastrutture, mezzi e attrezzature per la gestione dell'emergenza,
integrazione, sviluppo e ricerca di processi di prevenzione multirischio, rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione e torno. 2.5, acqua, interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato in tutti i segmenti della filiera, implementazione di sistemi di smart water management, monitoraggio di digitalizzazione delle infrastrutture idriche, ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche esistenti e rafforzamento della governance e della capacità di attuazione. Obiettivo 2.6, economia circolare. Realizzazione e potenziamento di infrastrutture, attrezzature e mezzi per la gestione, raccolta e l'uso e riciclo dei rifiuti e scarti di lavorazione. Questo è come dire, un campo ritenuto molto promettente dall'Unione Europea. Insomma, quindi è un campo in cui sviluppare progetti insomma, innovativi. Informatizzazione del ciclo dei rifiuti, rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione. Questo ve lo devo ripetere ogni volta, insomma, però perché sta, diciamo, nella lista degli interventi. 2.7, rafforzare la protezione e preservazione della natura. Ricordate, su questo abbiamo fatto un esempio che riguardava in particolare le condizioni abilitanti. 2.7.1, azioni previste nei Prioritized Action Framework. E nei piani di gestione della rete natura, interventi per preservare la biodiversità e le aree marine e terrestri di pregio naturalistico, miglioramento e ripristino della qualità ambientale dei corpi idrici, interventi di bonifica di aree contaminate, rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione. Priorità 4: mobilità urbana, multimodale e sostenibile in Sicilia. Anche questo fa parte dell'obiettivo strategico 2, quello dell'Europa verde, è una delle componenti dell'Europa verde. 2.8.1. Riqualificare e rafforzare i servizi di TPL rafforzando i trasporti urbani sostenibili, potenziare la logistica e l'intermodalità, rafforzamento della governance e delle capacità di attuazione, interventi di bonifica di aree contaminate, rafforzamento della governance e della capacità di attuazione. Anche qui, insomma, campi di azione molto interessanti, molto ampi per le amministrazioni locali. Priorità 5, e qui entriamo nel obiettivo strategico 3. Abbiamo visto di mobilità si occupava anche la priorità precedente, però nell'ottica della sostenibilità dei trasporti prevalentemente urbani. Qui invece siamo di fronte a interventi sulle reti. Ho visto, diciamo, come dire, una manina e quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire, prego. Sì, potete attivare l'audio come sempre. O scrivere in chat e io leggerò le vostre osservazioni, i vostri quesiti. No. Va bene, Procediamo. Ok. adesso continuiamo e poi dopo un attimo magari, se volete, apriamo un piccolo spazio di discussione. Qui allora siamo priorità 5, Sicilia più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, siamo dentro l'obiettivo strategico 3. 3.1, sviluppare una rete transeuropea sostenibile, resiliente al clima, intelligente, sicura e intermodale. Qui abbiamo completamento della rete transeuropea, sostegno alla multimodalità e alla logistica. Qui saranno presumibilmente degli interventi localizzati, nel senso che le risorse del programma sono tante, ma il costo di questi tipi di progetti è gigantesco, quindi immagino che siano interventi su nodi, su segmenti ben precisi, insomma, di una rete su cui convergono finanziamenti di vario tipo. L'obiettivo strategico 3.2, quello della mobilità locale, regionale, nazionale e così via. Quindi ricordate, il terzo obiettivo strategico ha una componente sulle grandi reti e una componente sulle connessioni tra le regioni e le grandi reti. E qui vedete interventi sul sistema ferroviario regionale,
rinnovo del materiale rotabile, incremento degli standard di sicurezza e della funzionalità della rete stradale, digitalizzazione dei servizi attraverso l'Intelligent Transport System, messa in sicurezza, valorizzazione e potenziamento della piattaforma intermodale regionale, interventi sul sistema aeroportuale regionale, sviluppo di forme di mobilità alternativa, dolce e sostenibile, per esempio le piste ciclabili, rafforzamento della governance e della capacità di attuazione. Anche qui, insomma, spazi importanti, di investimento per le amministrazioni locali. Priorità 6, Sicilia più inclusiva, e qui quindi abbiamo voltato pagina, siamo sull'obiettivo strategico 4, su cui anche il FESR interviene. Come interviene? Ad esempio, sul 4.2, migliorare la parità di accesso a servizi di qualità inclusivi nel campo dell'istruzione. Io 4.2.1, potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa. Miglioramento dei sistemi di istruzione terziaria e dell'alta formazione. Qui come interviene il FESR? Con interventi sulle strutture, sulle attrezzature, eventualmente sui servizi, mentre ad occuparsi di competenze e di persone sarà l'FSE Plus. 4.3, inclusione socio-economica delle comunità emarginate, potenziamento e qualificazione dei servizi per la prima infanzia e per i minori, anche per promuovere la parità di genere e colmare i divari territoriali, rafforzamento dei servizi e delle reti territoriali a favore delle persone con limitazioni dell'autonomia, anche al fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro, contrasto ai fenomeni del disagio abitativo, mediante interventi volti a sostenere la qualità dell'abitare di categorie fragili della popolazione regionale. Questo è chiaramente un ambito FESR, no? Parliamo di strutture e infrastrutture. Sostegno ad azioni strutturali per il contrasto alla povertà estrema e al rischio di marginalizzazione sociale anche attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Questi obiettivi io me li troverò poi anche nel fondo sociale, ma associati a misure con un campo di intervento diverso: persone, servizi del fondo sociale, diritti e inclusione. Sempre nell'ambito della priorità 6, Sicilia più inclusiva. Obiettivo strategico 4.5, assistenza sanitaria, favorire la riorganizzazione e qualificazione dei servizi sanitari territoriali e per il long term care al fine di ridurre le diseguaglianze nell'accesso ai vari territorio, dove esistono le parole italiane, sempre sarebbe meglio usarle. 4.5.2, potenziare la rete ospedaliera regionale anche promuovendone la digitalizzazione. E quindi vedete, FESR interviene sulla digitalizzazione, sulle tecnologie, sulle strutture. 4.6, questa è una particolarità del 2021-2027, cioè l'obiettivo su turismo e cultura dentro l'obiettivo strategico 4, l'Europa più inclusiva. 4.6.1, rivitalizzazione dei luoghi della cultura e altri spazi ad uso collettivo ai fini culturali e sociali, promozione del turismo esperienziale e responsabile. E questa è la priorità 6. Priorità 7. Strategie di sviluppo territoriale in Sicilia. Qui io ne abbiamo parlato, insomma, negli scorsi webinar, ho una ripartizione della priorità, prima ancora dell'obiettivo strategico 5, l'Europa più vicina ai cittadini, aree urbane e aree non urbane. Allora, qui io mi limito a darvi proprio il titolo dell'intervento perché poi su questo faremo un approfondimento immediatamente dopo. In particolare, le mie azioni, e adesso vedrò che c'è dentro queste azioni, sono azioni per le FUA, per le aree urbane funzionali, vorrei dire per le AUF, non male, le AUF. Azioni per la capacità amministrativa delle FUA. E questo per le città, e adesso vedremo che sono ste FUA. 5.2, sviluppo sociale, economico e ambientale nelle aree diverse da quelle urbane, e anche qui principali azioni per le aree interne, vedremo come all'interno del programma sul 5.2 vanno le aree interne, e azioni per la capacità amministrativa delle aree interne. Su questo fra breve torneremo in maniera abbastanza
ampia, e che è appunto questo, lo sviluppo territoriale integrato. Quindi adesso apriamo un capitolo. Molto rapidamente vedremo cosa c'è nello sviluppo territoriale integrato, vedremo cosa prevede il FESR per le aree urbane e vedremo, c'è un errore, cosa prevede l'FS Plus. Ah no, sempre, scusatemi, non è un errore. Cosa prevede il FESR, il PR FESR per le aree urbane, cosa prevede per le aree non urbane. Riprendiamo la nostra discussione entrando nel merito delle strategie di sviluppo territoriale integrato. Vediamo molto rapidamente cosa ci dicono su questo i regolamenti, perché poi ci è più facile inquadrare quello che dice il programma regionale del FESR su questo. Allora, sullo sviluppo territoriale integrato noi abbiamo una sezione specifica del regolamento che ce ne parla, che lo imposta. C'era già nel 14-20, nel 2021-2027 viene confermato. Cosa ci dice in particolare l'articolo 28 sullo sviluppo territoriale integrato? Che lo sviluppo territoriale integrato può avvenire attraverso tre strumenti. Liti, investimento territoriale integrato, che riceve, che comprende investimenti che ricevono sostegno da una o più fonti. Questa figura io l'ho ripresa da un documento della Commissione, insomma, già di qualche anno fa, però, insomma, mi sembra abbastanza esplicativo. Vedete come, appunto, come su liti convergono operazioni finanziate o su priorità diverse dello stesso programma o anche da altri programmi, non si chiamano più programmi operativi e sul fondo di coesione noi non c'entriamo, però piuttosto che rimettermi a rifare la figura, diciamo, ve la ripropongo perché secondo me è esplicativa. La seconda forma dello sviluppo territoriale integrato è lo sviluppo locale partecipativo, che è basato su strategie appunto di sviluppo locale, come quelle che abbiamo conosciuto così ampiamente, per esempio nell'ambito dei programmi leader, e che però ormai già dalla scorsa programmazione sono uscite dall'ambito dello sviluppo rurale e che è possibile anche organizzare in territori diversi, ad esempio in territori urbani. E dice poi il regolamento altri strumenti territoriali, quindi lascia un campo aperto, insomma, agli stati membri, alle amministrazioni titolari dei programmi e regolamento, perché dice se non sono iti o sviluppo locale partecipativo, comunque potete organizzare in altre forme, insomma, naturalmente negoziandolo con la Commissione europea, organizzare in altre forme lo sviluppo territoriale integrato. Ecco, quando parliamo in particolare di ITI, investimenti territoriali integrati, allora noi dobbiamo fare delle strategie territoriali che contengano, questo ce lo dice l'articolo 29 del regolamento, questi elementi: l'area geografica interessata dalla strategia, l'analisi delle esigenze di sviluppo del potenziale dell'area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale, la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate per realizzare le potenzialità dell'area, la descrizione del coinvolgimento dei partner, dice il regolamento, in conformità dell'articolo 8 del regolamento stesso, nella preparazione e nell'attuazione della strategia. Nelle strategie territoriali può esserci o può non esserci la lista delle operazioni a cui fornire sostegno. Può non esserci inizialmente, naturalmente dovrà poi essere individuata, dovranno essere individuate, selezionate meglio le operazioni a cui fornire sostegno. Quando parla di coinvolgimento del partenariato, il regolamento fa riferimento ad una questione specifica, cioè i partner da coinvolgere sono identificati da questo articolo 8 del regolamento e quindi sono le istituzioni regionali, locali, urbane, le parti economiche e sociali, gli organismi che rappresentano
istanze della società civile come partner ambientali, organizzazioni non governative, organizzazioni dell'inclusione sociale e così via, e quando pertinente, le istituzioni della ricerca e dell'università. Quindi anche a livello di strategia territoriale bisogna coinvolgere questi partner. Queste strategie territoriali hanno varie caratteristiche. Primo, la responsabilità è degli organismi a livello territoriale, cioè sono gli organismi sul territorio, questi partenariati territoriali, che devono sviluppare la strategia. Nel caso in cui, e questo poi è il caso prevalente, le operazioni non sono associate alla strategia territoriale, cioè alla strategia, diciamo, la sostanza della strategia territoriale non ha una lista in appendice, una lista delle operazioni dei singoli progetti da finanziare, allora gli organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni e quindi si impegnano direttamente per individuare queste operazioni. Naturalmente, questi organismi territoriali, questi protagonisti territoriali dell'attuazione, cooperano con l'autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni a cui fornire sostegno, cioè individuano quali sono in sostanza le azioni su cui vanno individuate le operazioni, vanno finanziate le operazioni, e questo fra breve sarà molto più chiaro. Altra regola importante, dice il comma 5 dell'articolo 29. Se l'autorità o l'organismo territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è individuata come organismo intermedio, cioè come quel soggetto, vi ricordate, tra l'autorità di gestione e i beneficiari che svolge delle funzioni di piccola autorità di gestione, sostanzialmente di una parte del programma chiaramente accuratamente identificata, nel caso specifico di attuazione di una strategia territoriale. L'ultima cosa che ci dice l'articolo 29 è che la preparazione e progettazione delle strategie territoriali può avere un sostegno, e questo naturalmente è importante perché non è facile sviluppare una strategia territoriale e anche organizzare dei processi di consultazione adeguati, come ci dice sempre l'articolo 29. Sul contenuto delle strategie territoriali richiamo ancora la vostra attenzione, l'area geografica, perché questa è una cosa che bisognerà fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'area geografica è interessata dalla strategia, l'analisi delle esigenze di sviluppo e del potenziale dell'area, la descrizione dell'approccio integrato, cioè in sostanza la strategia e gli interventi, insomma, e le azioni che verranno attivate, il partenariato. Ecco, sullo sviluppo locale partecipativo io un pochino andrei rapidamente, nel senso che noi opereremo attraverso investimenti territoriali integrati. Le strategie territoriali previste dalla regione siciliana sono basate su investimenti territoriali integrati. E quindi mi limiterei un po' a richiamare i principi essenziali dello sviluppo locale partecipativo. Sono una cosa diversa dall'IDI. Qual è la vera diversità? È che il motore è un motore proprio di sviluppo locale bottom-up. Sicuramente molti di voi avranno avuto in passato delle esperienze di questo tipo. Anche lo sviluppo locale partecipativo integra interventi di fonte di strumenti diversi. È concentrato su territori subregionali specifici, è condotto da gruppi di azione locale. Sicuramente molti di voi sanno quali sono i meccanismi di funzionamento, per esempio, dei GAL, diciamo, impegnati sullo sviluppo rurale. È basato su strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, è promotore di relazioni, accessibilità e innovazione nel contesto locale, insomma, e così via. E quindi in sostanza ripeto, è anche da un punto di vista, come dire, della partecipazione, del partenariato, è fortemente incardinata, diciamo, sullo sviluppo territoriale, sul territorio, ha questa caratteristica bottom-up,
ed ha un sistema di gestione imperniato sui GAL, sui gruppi di azione locale. Il regolamento ci dice poi con precisione quali devono essere i compiti di questi GAL. Dato questo quadro, ripeto, che riguarda, diciamo, prevalentemente gli investimenti territoriali integrati, vediamo che c'è scritto nel programma del FESR. Questo ve lo lascio, insomma, naturalmente potrà essere una materia, diciamo, di vostro approfondimento. Nel programma regionale del FESR io trovo innanzitutto le disposizioni di attuazione dell'obiettivo specifico 5.1, che è quello delle aree urbane, ricordate. Allora, che cosa ha fatto la Regione Siciliana? E in particolare l'ha fatto nell'ambito di questo documento che vedete citato qui, il documento strategico per la programmazione regionale del FESR 2021-2026. Innanzitutto ha detto quali sono le mie città di riferimento. Ricordate, l'obiettivo strategico 5.1 è quello sullo sviluppo urbano. Allora ha detto, io faccio riferimento ad aree urbane funzionali. Che sono le aree urbane funzionali? È un concetto, una terminologia ormai consolidata che è stata messa a punto anche in ambito un po' internazionale. E l'area urbana funzionale è un'area costituita da una città che è il centro dell'area, una città, come dire, ad alta densità di popolazione e di attività produttive e di servizi, e dalla sua zona di pendolarismo, ovvero dal territorio con termine definito in base ai flussi di pendolarismo che si sviluppano fra i vari comuni componenti l'area e il centro e l'area urbana del territorio. E quindi, dice il programma regionale del FESR, noi abbiamo identificato le aree urbane funzionali della Sicilia attraverso la procedura analitica definita dall'OCSE, come vi dicevo, è una metodologia internazionale. Sono stati individuati in primo luogo centri urbani, aggregati urbani ad alta densità e poi i comuni sono stati identificati in base alla loro appartenenza alla commuting zone, alla zona di pendolarismo in cui ricade il centro urbano. Quindi, fatta questa analisi, verificata anche un'esigenza di coerenza rispetto al 14-20, qual è il risultato? Il risultato è quella che sono state identificate 9 FUA, o in italiano dovrebbe essere AUF, le aree urbane funzionali. 102 comuni che stanno in queste aree urbane funzionali, il 26% dei comuni siciliani e quasi 3 milioni di residenti, più del 60% della popolazione. Questa è la mappa, delle coalizioni urbane funzionali. Ecco qui, vedete una tabella tratta dal documento strategico per la programmazione regionale del FESR 2021-2027, coalizione o AUF, urbana funzionale, l'AUF di Agrigento con i suoi comuni, l'AUF di Caltanissetta, l'AUF di Catania, le chiama coalizione, quindi dovrei dire forse CUF, la CUF di Gela, la CUF di Messina, la CUF di Palermo, la CUF di Ragusa, la CUF di Siracusa e la CUF di Trapani, il centro urbano e l'area di pendolarismo. Qui mi limito insomma un pochino a farvi notare che è stata bellina interessante, insomma, interessante anche perché ne abbiamo parlato, diciamo, nel nostro ultimo webinar. Noi siamo di fronte ad una difficoltà demografica molto grave e crescente. Vedete che già in molte di queste aree urbane funzionali c'è una riduzione di popolazione che aumenterà ulteriormente, insomma, nel corso dei prossimi anni. E in più c'è una tendenza all'invecchiamento, ovviamente associata alle previsioni demografiche diciamo, cattive, negative. Ci sono indici di vecchiaia, cioè di
rapporto fra la popolazione giovane, anziana e la popolazione giovane, vedete che sono molto elevati. Questo è uno scenario da cui non possiamo prescindere, insomma, in questa fase. E queste sono le aree urbane funzionali. Che cosa ci facciamo in queste aree urbane funzionali, in queste nuove aree urbane funzionali? Allora, dice il programma. Innanzitutto, facciamo degli interventi a valere sull'obiettivo specifico 5.1, cioè propri dell'obiettivo specifico 5.1, che sono innanzitutto la rigenerazione degli ambienti urbani, compresi centri storici e periferie a rischio di degrado socio-economico ed ambientale. E qui interventi come progetti di recupero, riuso, rigenerazione e riqualificazione di luoghi e spazi aperti, piazze, spiagge, edifici pubblici e così via. Rigenerazione urbana. Secondo, interventi a servizio del tessuto produttivo urbano, come progetti di riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate, finalizzate allo sviluppo dell'imprenditorialità e autoimprenditorialità nei settori chiave per l'economia regionale. Quindi una parte di riappropriazione di spazi pubblici in un quadro di rigenerazione urbana e dall'altra di, anche in questo caso, di riappropriazione di tessuto produttivo urbano da riutilizzare sempre in chiave di economia sostenibile di produzione. E questo è il primo asse degli interventi nelle FUA, nelle AUF. Il secondo ambito di intervento nelle aree urbane funzionali è quello della promozione, sviluppo e protezione delle aree urbane sotto il profilo culturale, naturale e turistico sostenibile. Che cosa posso fare qui? Rafforzamento dei sistemi di accoglienza turistica, per esempio valorizzazione dei contesti e spazi pubblici, miglioramento dell'accessibilità, della fruizione degli attrattori turistici e degli itinerari, promozione delle aree urbane attraverso marketing territoriale, aumento dell'accessibilità sia fisica che cognitiva, la cosiddetta permeabilità culturale, cioè che nei luoghi della cultura io vado consapevolmente del patrimonio culturale, la valorizzazione. Promozione della conoscenza anche attraverso azioni di informazione e comunicazione, e la riqualificazione, la valorizzazione e fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale anche in chiave inclusiva. Interventi per creare e mantenere in vita apparati vegetazionali, in sostanza per le infrastrutture verdi, cioè per incrementare la dotazione di verde, una dotazione, diciamo, come dire, ben gestita di verde nelle nostre città. In più, le strategie territoriali, naturalmente, ecco, questi interventi, io dove li dovrò mettere? Li dovrò mettere all'interno di quelle strategie territoriali di cui vi ho appena detto, cioè delle strategie che appunto sono formulate adesso, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e che ci dicono quali sono le esigenze del contesto, quali sono i piani, e ci dà anche conto, diciamo, della partecipazione partenariale che c'è stata. Ecco, dentro gli interventi, dentro la strategia territoriale, io posso mettere degli interventi tipici dell'obiettivo specifico 5.1, ma è previsto che possa mettere anche degli interventi a valere su altre priorità, in particolare su obiettivi specifici che sono associati ad altre priorità. Per esempio, ho competitività delle piccole e medie imprese. Condivido, insomma, tristemente il commento. Posso quindi finanziare, infatti avete visto, c'è una parte strutturale di intervento su luoghi della produzione. Allora però posso intervenire anche con sostegno alle imprese. Quindi sto nell'obiettivo strategico 1.3, nella prima priorità. Ricordate, io a livello di ciascun obiettivo specifico ho una chiara indicazione anche della destinazione territoriale, ove ci sia, dell'investimento. Quindi competitività delle PMI, ecoefficientamento energetico e riduzione dei consumi delle reti di illuminazione pubblica, obiettivo specifico 2.1,
contrasto al dissesto idrogeologico, all'erosione costiera, adattamento a cambiamenti climatici, mitigazione del rischio sismico e gestione delle emergenze, rafforzamento dei trasporti urbani sostenibili e potenziamento della logistica, obiettivo specifico 2.8. Quindi la mia strategia territoriale è fatta di rigenerazione urbana, è fatta di valorizzazione turistica e culturale ed è fatta di altri interventi associati ad obiettivi specifici di diversi obiettivi strategici che riguardano la competitività, che riguardano la transizione climatica, che riguardano, anche queste transizioni climatiche, che riguardano la sostenibilità dei trasporti urbani. Questo io come lo atto, dice il programma. Qui naturalmente aprono poi insomma degli spazi di approfondimento, insomma, che saranno quelli che saranno praticati nelle prossime settimane. L'assetto della governance urbana prevede che le nove FUA si associano a mezzo di convenzione, in modo da avere un organo decisionale, cioè insomma un'assemblea dei sindaci, insomma un organo politico, individuare i legali rappresentanti della coalizione e costituire uffici comuni, e quindi un ufficio che svolga delle funzioni dedicate all'attuazione della strategia territoriale e lo faccia come organismo unitario della coalizione urbana funzionale. Le strategie prevedono un'adeguata capacità di gestione e infatti c'è, ricordate, dentro questa priorità sono previste delle azioni sulle capacità amministrative. Questa capacità, insomma, quindi per quanto riguarda l'attivazione del partenariato, il coinvolgimento dei cittadini, la programmazione, la selezione, le funzioni delegate in qualità di organismo intermedio. Adesso vedremo poi con più precisione quali sono le funzioni che l'autorità di gestione vorrà delegare agli organismi intermedi. Questo non abbiamo ancora, almeno a livello di programma, delle indicazioni ancora pienamente definite. Lo saranno nel giro di poche settimane. E quindi, considerata questa capacità di gestione, si attivano le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità urbane. Quindi, ripeto, noi abbiamo nove aree urbane organizzate secondo il metodo delle aree urbane funzionali, quindi sovracomunali, che si devono dotare di una organizzazione, che svolgono funzioni tipiche delle autorità di gestione, comunque svolgono funzioni, diciamo, di autorità urbane unitarie e che attuano un programma di interventi basato su una strategia territoriale che è loro compito scrivere, in cui avrò interventi di rigenerazione urbana, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, interventi sulla competitività e sulla transizione climatica. Un ragionamento, come dire, tutto sommato speculare, insomma, analogo sta per quanto riguarda l'obiettivo strategico 5.2, che è quello delle aree non urbane. Allora, per chi di voi vuole approfondire anche qui il riferimento a questo documento strategico, insomma, di cui vi dicevo in precedenza, nel documento strategico si dà conto di uno studio molto approfondito, basato su dati statistici, che è stato effettuato, quali sono i risultati di questo studio. E sono state individuate delle cosiddette aree in peculiare ritardo di sviluppo, sulla base del declino demografico, dell'invecchiamento della popolazione, della marginalità. Ricordiamo, le aree interne come sono state definite? In base alla loro distanza da centri di servizio. Quindi in base alla loro marginalità nell'accesso a servizi importanti come quelli dell'istruzione, dei trasporti, della sanità. Sulla base di questi ragionamenti, quindi, sono state individuate queste aree in peculiarità di sviluppo e da lì sono state ulteriormente identificate le aree interne. Queste aree interne sono aumentate rispetto a 14-20. In particolare, noi abbiamo le cinque aree SNAI,
della Strategia Nazionale per le Aree Interne, questo è SNAI, del 14-20, che sono state, come dice il documento, rilette funzionalmente, adotto degli ampliamenti in sostanza, e quindi queste quattro aree confermate sono Madonie, Nebrodi, Valsimeto, Sicani e Calatino. Le cinque aree che ho detto, le cinque aree confermate. In più abbiamo quattro nuove aree interne, costituite in base a questi ragionamenti di tipo statistico di cui vi dicevo, che sono Corleone, Troina, Bronte e Mussomeli. Anche le aree interne, non c'è bisogno che ve lo dica, sono delle aree sovraterritoriali, quindi aree composte da più comuni. E quindi ecco, vedete come diciamo, il numero quindi di comuni e di popolazione che è stato adesso inserito insomma, nella strategia delle aree interne è cresciuto, insomma. Quindi 9 aree interne. Ecco qui, insomma, c'è un po' questo ripreso dal documento strategico per la programmazione regionale del FESR, e quindi vedete, c'è stato un lavoro. Come dire, approfondito insomma di studio per identificare aree urbane e aree non urbane. Le aree urbane poi hanno partorito queste coalizioni urbane funzionali, queste nuove coalizioni urbane funzionali. Le aree non urbane hanno portato a identificare sistemi territoriali comunali e aree con peculiare ritardo di sviluppo A partire dal ragionamento su queste aree sono state identificate queste aree interne da inserire nella programmazione 21-27, la conferma delle 5 aree SNAI 14-20 e 4 nuove aree interne. Vedete, le 4 nuove sono 52 comuni con oltre 200.000 residenti. Vabbè, questa è una mappa, insomma, lascio naturalmente a voi l'approfondimento insomma, di queste questioni. Che ci facciamo nelle aree non urbane? Allora, abbiamo un asse, questo sempre nell'ambito dell'obiettivo specifico 5.2, come vi ricordate. Abbiamo un asse di rivitalizzazione delle aree interne, quindi qualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio identitario per lo sviluppo complessivo dei sistemi territoriali, anche nei borghi e nei centri storici, attraverso riqualificazione degli spazi aperti. Riqualificazione di infrastrutture e di servizi in un'ottica di rafforzamento dei centri aggregativi di funzioni e servizi, riqualificazione di spazi condivisi o strutture abbandonate a servizio del tessuto produttivo locale. Molto marginalmente vi ricordo anche che sulle SNAI interviene pure il PNRR, quindi c'è una aggiunta, come si dice, una complementarità di fondi sulle aree interne. Il secondo ambito di intervento è quello della promozione, lo sviluppo, la promozione, sviluppo e protezione sotto il profilo culturale, naturale e turistico sostenibile, quindi la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree interne. Quindi rafforzamento dei sistemi di accoglienza turistica, miglioramento dell'accessibilità e della fruizione degli attrattori turistici, promozione di territorio attraverso marketing territoriale. Accessibilità fisica e cognitiva ai luoghi della cultura, ci sono dei parallelismi con il 5.1, quindi con le aree urbane, promozione della conoscenza anche attraverso azioni di informazione e comunicazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale anche in chiave inclusiva. Ancora, sempre dal punto di vista del patrimonio, interventi integrati orientati alla protezione, valorizzazione e fruizione delle aree naturalistiche. Interventi per preservare le biodiversità e le aree marine e terrestri di pregio naturalistico, interventi volti a creare, ripristinare e mantenere aree naturali al di fuori della rete Natura 2000 anche al fine di attenuare la frammentazione degli ecosistemi. Quindi un sistema abbastanza articolato, abbastanza complesso di intervento ripeto, sulla conservazione, sul patrimonio culturale e naturale delle aree. In più, anche qui vale quel principio di cui vi dicevo in precedenza, cioè io ho degli interventi afferenti specificamente all'obiettivo specifico 5.2, in questo caso,
e poi degli interventi a valere su altre priorità. Competitività delle PMI, eco efficientamento energetico e riduzione dei consumi nella rete di illuminazione pubblica, mobilità d'aria vasta e digitalizzazione dei servizi, riorganizzazione e qualificazione dei servizi sanitari territoriali. E queste, quindi, in queste aree, queste 9 aree interne, io posso fare queste cose. Cioè, ripeto, molto in sintesi, elementi di rivitalizzazione, di rigenerazione in sostanza delle infrastrutture, dei servizi, degli spazi abbandonati, preservazione del patrimonio culturale, naturale e turistico e sua valorizzazione, competitività, transizione climatica, in particolare sotto il profilo energetico, mobilità, è un altro dei grandi temi di intervento delle aree interne, servizi sanitari territoriali. E qui sto nell'obiettivo strategico 4. E quindi anche in questo caso il programma si limita a dire è necessario che vi sia un'adeguata capacità di gestione e quindi bisogna sviluppare delle forme associative di funzioni e servizi, certamente. Cioè, questo potrebbe tra l'altro essere un approfondimento. E anche in questo caso io ho la possibilità di ricorrere a azioni di rafforzamento della capacità amministrativa. La governance e l'organizzazione dei territori, città e aree interne, a mio avviso, costituirebbe magari nel momento in cui è uscito il programma, secondo me costituirebbe un approfondimento molto utile, secondo me. Allora, sul fondo sociale, io mi dispiace con quelli di voi che hanno magari una propensione per il fondo sociale, io stesso ce l'ho, però ecco, io vorrei qui molto semplificare insomma l'esposizione. Innanzitutto dire quali sono le priorità: occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, giovani, occupazione giovanile, azioni sociali innovative. Qui noi in realtà abbiamo, ricordate, quando abbiamo parlato e descritto gli obiettivi specifici, in effetti già ci siamo un po' portati avanti, nel senso che io poi quello che trovo nel programma del FESR, come vedete, è una declinazione in interventi dei vari obiettivi specifici, dall'accesso all'occupazione, alla modernizzazione dei servizi del mercato del lavoro, alle pari opportunità e così via. Ecco, io questo per adesso, per la verità, lo tralascerei. Naturalmente il materiale rimane a vostra disposizione, anche questa sarebbe un'elencazione. Volevo soltanto segnalare questo, siccome abbiamo parlato di sviluppo territoriale, nel 21-27 l'incorporazione del Fondo Sociale dello Sviluppo Territoriale è più alta, è più forte. E in particolare la priorità 5 su azioni sociali innovative ha una declinazione specifica in funzione dei territori. In azioni sociali innovative io prevedo degli interventi di inclusione attiva, quindi dalla costituzione di microimprese alla riqualificazione professionale, a servizi per il lavoro, alla mediazione interculturale, all'innovazione digitale e così via. Il programma regionale quindi appunto prevede l'integrazione delle strategie territoriali con interventi tipici del fondo che vanno dall'integrazione attiva e dal contrasto all'esclusione sociale, attenzione ai soggetti fragili, potenziamento dei servizi alle persone e alla comunità, politiche di insediamento abitativo, per quanto riguarda in particolare la difesa delle persone, diciamo così, la protezione delle persone, la legalità, diciamo, nei contesti più degradati, insomma, e così via. Quindi, in sostanza, concludendo un po' questo ragionamento, nello sviluppo territoriale, io accanto alle misure finanziate dal FESR, che abbiamo visto, dalla rivitalizzazione urbana,
alla competitività, alla valorizzazione del patrimonio, è una componente importante del fondo sociale che potrò sviluppare all'interno delle strategie territoriali. E questo è un compito, diciamo, che in questo momento riguarderà, come abbiamo visto, non dico la totalità, ma la grande maggioranza dei comuni siciliani. Allora, su questo mi rendo conto di avere molto abbreviato, insomma, l'ultima parte dell'esposizione, però io ci tenevo prima di salutarci, diciamo, dandoci appuntamento a martedì, fare una brevissima rassegna di quello che abbiamo fatto. Allora, primo punto, abbiamo esaminato le missioni e le componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo è un aspetto di informazione fondamentale che è lo snodo di tutte le altre. Conoscendo bene missioni e componenti, noi possiamo poi collocare le diverse procedure aperte, ad esempio, attraverso gli avvisi, attraverso i finanziamenti. Quindi la conoscenza di missioni e componenti del piano. Le 6 missioni e le 16 componenti. Secondo punto, come è finanziato il piano? Questo perché è un aspetto critico, ricordate, ne abbiamo parlato, bisogna fare molta attenzione a come si spendono i soldi del piano, perché grandissima parte di questi soldi li dovremo restituire. In particolare il finanziamento del piano, cioè 195 miliardi circa, sono per 122,6 miliardi prestiti e per 68,9 miliardi sovvenzioni a fondo perduto. In realtà, diciamo, anche le sovvenzioni noi dovremo in qualche modo restituirle, però attraverso quel bilancio dell'Unione Europea, insomma, noi siamo contribuenti o contributori netti dell'Unione Europea. Però il punto da tenere presente come punto un po', come vorrei dire, di responsabilità sostanzialmente è che i prestiti sono molto superiori alle sovvenzioni e che quindi c'è un impegno a far sfruttare bene le cose che facciamo. Le liquidazioni, come ricordate, questo è un terzo elemento fondamentale, avvengono sulla base del raggiungimento di traguardi e obiettivi, non sulla base della rendicontazione della spesa. Alla Commissione non importa niente alla rendicontazione della spesa, rimane un fatto importante, ma un fatto interno. Quello che loro vogliono vedere è se i traguardi e gli obiettivi sono stati raggiunti. Ricordate come esiste questa definizione così precisa e scandita dal punto di vista temporale di quello che dobbiamo fare in termini di traguardi e obiettivi o di milestones e obiettivi, insomma, come si dice. E questo è un altro aspetto importante. Associato a questo, anzi, diciamo, parliamo insomma un po' della stessa cosa, questa cosa è questo tema del funzionamento performance-based, quindi diciamo, se i traguardi e gli obiettivi non sono raggiunti, allora non si ha diritto alle liquidazioni, ricordate, delle somme semestrali da parte della Commissione europea. E quindi questo è un altro, come dire, degli snodi che abbiamo esaminato nel corso di queste discussioni. Poi abbiamo parlato di fondi, abbiamo visto come si determinano un po', come dire, le strategie anche regionali, no? In un processo di programmazione molto ordinato, a cascata, che prevede regolamenti, prevede l'accordo di partenariato, che è questo documento strategico nazionale. Ogni Stato membro fa il suo accordo di partenariato che definisce le strategie generali e poi definisce le dotazioni da dare ai singoli programmi. Abbiamo visto a che punto siamo. Abbiamo detto, l'accordo di partenariato è stato già da tempo approvato, molti programmi regionali e nazionali stanno ancora indietro, sono stati approvati, tra cui l'FSE Plus Sicilia, fra pochissimo verrà approvato anche il FESR, ecco, e quindi siamo in una condizione che è prossima ormai alla piena operatività. L'accordo di partenariato in particolare è stato approvato già a luglio. E quindi qual è, diciamo, il punto critico qui? E, ripeto, è la formulazione, la matrice, diciamo, di tutte le programmazioni, regolamenti e strategie,
accordo di partenariato, programmi. Tutto sta partendo. Un altro aspetto è quello dei 5 obiettivi strategici, che sarete sicuramente resi conto al fatto che ogni 5 minuti, diciamo, li torniamo a nominarli. Questi, i grandi 5 obiettivi strategici, sono un altro punto, diciamo, da non ricordare, quello dell'Europa più competitiva, Europa più verde, Europa più connessa, Europa più sociale e inclusiva, Europa più vicina ai cittadini. E quindi anche questo è un punto da tenere ben presente. A valle parliamo dei campi di intervento del FESE e del Fondo Sociale. Abbiamo ripetuto più volte, i due fondi convergono, collaborano, intervengono diciamo, a sostegno l'uno dell'altro, ma hanno missioni molto differenziate. E in particolare il regolamento ci dice che il FESE interviene su infrastrutture, su servizi, su informazione, su software, investimenti in materiali, eccetera. Il Fondo Sociale interviene sulle persone, sull'economia sociale, insomma, e così via. La valorizzazione delle persone, il lavoro, la formazione, l'istruzione, l'inclusione. Quindi convergenza, ma separazione dei campi di applicazione. Ecco, gli obiettivi specifici, pure naturalmente, diventano molto importanti, naturalmente non li riprendiamo, però avete visto come sono la matrice di tutto. Cioè, quando io leggo il programma regionale, ad esempio, mi trovo gli obiettivi specifici del FESTA e dell'FS Plus, per come sono indicati nei regolamenti. E quindi sono anche questi, certamente non dico di impararli a memoria, però bisogna sapere che questa è la matrice di tutto quello che viene a valle in termini di attuazione. E quindi questo rapidamente, insomma, naturalmente non è solo per ricordarlo. Veniamo anche poi allo sviluppo territoriale. Abbiamo visto come c'è sostanzialmente una conferma degli ambiti di intervento territoriale della programmazione 2021-2027. C'è però, per esempio, a livello della Sicilia, una riformulazione dei perimetri territoriali in cui si applicano le politiche di sviluppo territoriale, in particolare lo sviluppo territoriale integrato 21-27. Abbiamo visto però i grandi ambiti sono confermati, abbiamo le città e abbiamo assolutamente confermate nel nostro paese le aree interne. Anzi, abbiamo visto come ci sono delle estensioni dei territori ammissibili. Nel caso delle città, adesso facciamo riferimento a questo concetto di aree urbane funzionali, quindi città e suo territorio, abbiamo visto, di pendolarismo. Le aree interne sono assolutamente confermate, anzi passano da 5 a 9. E quindi, diciamo, tenere conto, insomma, di qual è la proiezione, il perimetro, diciamo, dell'intervento territoriale. La nozione di aiuto di Stato, ripeto, noi non ne abbiamo parlato frequentemente, ma io continuo, insomma, a darvi questo. Ad esempio, adesso noi, diciamo, tra poco sapremo chi, avete visto come nelle strategie territoriali, sia delle aree urbane sia delle aree interne, c'è una componente di aiuti, di sostegno alla competitività delle imprese. Adesso vedremo chi gestirà questi interventi, forse lo farà direttamente l'amministrazione regionale. Ma attenzione, quelli sono aiuti di Stato e quindi devono seguire le regole degli aiuti di Stato. Spesso le città metropolitane, per esempio, si trovano a gestire regimi di questo tipo. Sul piano di finanziamento ne abbiamo ampiamente parlato, abbiamo visto come c'è una dimensione temporale, una dimensione per priorità e abbiamo anche visto, insomma, come, questo lo dobbiamo sapere, insomma, è un elemento che fa parte del nostro bagaglio, come la regola generale è che i beneficiari pubblici non necessariamente devono garantire un loro cofinanziamento. Le cose possono anche cambiare, insomma, a seconda del tipo di procedura, tipo di avviso, però non c'è nessuna regola generale che impegni i beneficiari pubblici al cofinanziamento. Ci sono già tante risorse, insomma, che gravare sui bilanci dei comuni sarebbe abbastanza, come dire, malvagio, diciamo così. Fine.